grande emozione ma anche grande determinazione per Alice Caioli, 21enne di Sant'Agata Militello, che parteciperà alle nuove proposte alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Ieri mattina la Caioli è stata ricevuta dal sindaco di Sant'Agata Militello Carmelo Sottile e dagli assessori Melinda Recupero e Giuseppe Puleo, dal comune al Castello Gallego per le foto di rito e i complimenti per aver raggiunto questo importante traguardo. Il comune di Sant'Agata Militello e l'area dei Nebrodi sosterranno Alice in questo impegno canoro. Inequivocabili le parole del sindaco Sottile e dell'assessore Recupero, che hanno invitato i cittadini a sostenere la giovane cantante in questa impegnativa prova affinché raccolga i meritati risultati del suo impegno per un futuro brillante. È una grande esperienza, è una grande responsabilità per chi ci crede, è soprattutto una grande responsabilità con me stessa, però io credo di essere all'altezza per portare in alto questo percorso al meglio. Questo percorso è iniziato in estate, abbiamo fatto due tappe in Sicilia e le altre due sono state fatte tra novembre e dicembre a Sanremo direttamente. Io ho iniziato a 12 anni, ho iniziato un po' per gioco, un po' diciamo così, in modo molto come una ragazzina che si approccia diciamo a una passione normalissima, e poi ho capito che poteva essere il mio percorso di vita e adesso sto cercando di farne un vero e proprio lavoro. Senta, il fatto anche di confrontarsi insomma con Claudio Baglioni, che quest'anno insomma dirige diciamo tutto il teatro. Guardi, io ho avuto la fortuna e la possibilità di essere proprio giudicata e scelta da Baglioni e dal suo staff. È una persona meravigliosa, è stato in grado di metterci a proprio agio, lui è salito sul palco per ogni singolo ragazzo a stringere la mano, a fare l'imbocca al lupo. Poi avere la consapevolezza che proprio lui ha reputato Specchirotti un pezzo degno di partecipare al festival è un onore, è un orgoglio grandissimo.